Dall'altra parte adesso ci sarà l'altra semifinale con i CF Utopia che schierano il giocatore numerato Alex837, altra conoscenza nostra di Serie A, invece ha fatto la finale a Milan Games Week, Bloodmask e Zerus 26, e dall'altra parte i Selecao che siamo curiosi, perché siamo curiosi di Sì. veder giocare questa new entry all'interno del roster dell'Amazon University Esports. Ricordiamo Acefields, Tanzanello e Apollo Grid, di cui, ripeto, siamo veramente curiosi di vedere le gesta in campo. Di sicuro, Nick Kuma, per quanto riguarda i CF Utopia, ripeto, conosciamo Alex direttamente dall'IRC. Però Zeus e Bloodmask non si erano comunque comportati male. Eh già, diciamo che sono dei nomi che già parlano. Se io fossi i ragazzi di Seleção, avrei scelto magari degli altri avversari per debuttare con un po' di minor pressione in stream. Però siamo curiosi di vedere anche questi nuovi ragazzi. Sicuramente chi hanno di fronte sono i tipi Tostarelli. E non vedo l'ora di vedere che cosa ci riserverà il campo da gioco. Però se guardi il bracket arrivano a un 2-0 secco contro le Triplo Bam. E sono qui, c'è un motivo, vediamo. Non lo so, ripeto, fossero andati contro magari dei team di cui conosciamo le qualità, che ne so, uno dei due Mag, Hai un metro, diciamo, eccetera. di paragone, Capì? È però un metodo di giudizio. E invece anche qui Triplo potrebbe Bam. dire tutto e potrebbe dire niente. Ripeto, Vedremo. sono molto molto curioso, cioè non so proprio cosa, non so voi, ma io non so proprio cosa aspettarmi da No, questo no, inizio. esatto, è un'incognita questa partita e speriamo che riesca a regalarci un po' di spettacolo perché l'abbiamo detto, i CF Utopia li conosciamo e sono una Io seria tifo candidata alla CF Utopia. finale. No, tu hai i tuoi motivi. No, sono una seria candidata alla finale di questa sera, i CF Utopia, ma vediamo se questa Seleção, questi Verde Oro, riusciranno a regalarci qualche Ugaush! sorpresa. Eccola, come parte subito Nick. Il Quando, sudamericano che c'è in lui. giusto, esatto, Ma io sono esplode. sportivo comunque verso i fratelli brasiliani, però. Selecao, Vedremo, nome altisonante, quindi di vedremo. sicuro hanno almeno l'onere di tenere alto il nome con la qualità. Poi, che come vada vada contro Utopia, vince lo sport, no? Beh, davanti, l'abbiamo detto, Esatto. davanti No, abbiamo non hai nulla da un perdere. finalista Esatto. dell'IRCE, quindi. Quindi la lobby è pronta, quindi CF Utopia e Selecao, seconda semifinale di questa prima serata dell'Amazon University Esports. Ed eccoci qua, livrea arancione per la Seleção, livrea blu per i CF Utopia. It's game time, seconda semifinale. Subito Zeus fino in fondo, Tanza gli dice di no, poi attenzione ad Alex che cerca l'angolino basso, Apollo Grid era piazzato bene e devia, poi Zeus cerca di andare fino in fondo, fermato anche lui, ma attenzione ad Alex che arriva come un treno, non legge però bene il rimbalzo, allora riparte la Seleção. Zeus alza questo pallone per il compagno che arriva, Bloodmask anticipato proprio da Alex, poi cercano il passaggio, Bloodmask e Zeus, era buona l'idea, Acefields dice di no. Poi Apollo Grid allontana. Ancora Apollo Grid. Un 50 a centrocampo. Palla che può diventare buona per Zeus. Che cerca la palla dentro. Alex 37 è attirato. Non ha trovato lo specchio. Apollo Grid adesso prova a ripartire. Niente da fare. Bloodmask gli dice di no. Poi allontana in qualche modo la Seleção. Palla in controllo di Zeus. Lascia ad Alex. Apollo Grid ha letto bene dalla side. Arrivando Tanza, palla dentro, Zeus non ci arriva, Bloodmask che era piazzato comunque bene allontana. Attenzione a Tanza che tocca ancora verso il corner. Deve allontanare Zeus, Acefields. Palla che può diventare pericolosa, Bloodmask era piazzato bene. Poi Tanza, cercando più tocco non lo trova, Apollo Grid a vuoto anche lui. Può diventare un'azione pericolosa di Alex, Acefields controlla, poi va a prendere anche il boost. Si stacca dalla back, va a contrastare anche Zeus. Bloodmask cerca il passaggio proprio per il compagno. Adesso un po' di pressione a centrocampo. Nessuna delle due squadre riesce a costruire. Fin qui però la Seleção sta dimostrando un buon positioning. Interessante come match, però Avevo appena Zeus. finito di dire, ma Bloodmask e Zeus hanno
trovano la grande giocata di squadra. Bello il pass tagliato di Bloodmask, in quanto un po' più verso la linea di porta ci sarebbe arrivata la difesa della Seleção. Arriva Zeus che con la livrea di Pelé, un po' sus, un po' infiltrato forse, piazza però comunque, si dimostra professionale e mette il gol dell'1-0 per i CF Utopia. Sì, bella bella giocata di CF Utopia che adesso comandano 1-0, la Seleção prova a reagire, ma Alex prende il tempo a tutti, Apollo Creed deve andare a togliere il pallone, poi va anche a demolirlo, può anche spingere fino in fondo ma non ha più boost, riesce a superare comunque Zeus, ma è tornato Alex e gli dice di no. Anza, cerca un controllo volante e non lo trova. Allora deve arrivarci Ace Fields, poi Alex, palla dentro per Zeus, Tanza, grande lettura in porta sulla linea, gli dice di no. La Seleção riparte, il tocco di Zeus, Ace Fields, lascia rimbalzare questa palla, la lascia Tanza, che prova a saltare Alex, che però ha letto benissimo, picchia in avanti il pallone, perché non ha giocato dalla side, grande lettura di Bloodmask, Tanza spinge verso il compagno, ancora grande lettura di Alex, Bloodmask lascia scorrere questa palla per Alex che viene anticipato. Allora riparte la Seleção, prova a vincere il 50 contro Bloodmask, Apollo Creed non ce la fa, poi è andato però bene a demolire e insomma tecnicamente anche tatticamente non si stanno mal comportando per niente. E qui brutta caster giocata curse. E questa è caster curse. Brutta però giocata difensiva e c'è Utopia si portano sul 2-0. Qui Tanza doveva rimanere largo sulla sinistra, non ho capito perché abbia fatto quel movimento, alla fine trova soltanto la sua porta, 2-0, ai. E questo non bellissimo effettivamente, però fin qui diciamo che per una squadra che non conoscevamo, un ottimo biglietto da vista, anche perché lo diciamo, c'è Utopia, l'abbiamo già detto prima dell'inizio della sfida, sono una squadra davvero davvero forte. Adesso con Alex che prova a spingere, Tanza può controllare sul suo corner, la spinge in avanti dove arriva Apollo Creed che cerca il tocco dentro, grande lettura di Alex che poi salta anche gli avversari mandando la palla verso la porta. Ace Fields riesce a evitare quei peggiori ma arriva Zeus che la rimette dentro, allontanata da Apollo Creed che anticipa anche l'avversario dalla side, palla che si abbassa improvvisamente, Alex riesce a toglierla dallo specchio, poi il tocco dentro di Ace Fields, arriva Tanza ma non trova la porta. Allora Bloodmask, tocco dentro, controlla Ace Fields, arrivando però Zeus, allontana Tanza. Ancora il CF Utopia che continuano a spingere quando manca un minuto con la Seleção che fin qui non è riuscita a creare grossi pericoli, ma anche qui provano a salire in tre con Apollo Creed che lascia Ace Fields che si era... si è tappato bene, ma ancora una volta la grande lettura di Alex e poi tutti lanciati in avanti per cercare il pari e Zeus li punisce così 3-0. Veramente con un'overestensione questo doveva accadere, Zeus che scavalca completamente il suo diretto marcatore, poi palla che va in rete completamente sguarnita, 3-0 per il CF Utopia. Ero curioso di vedere un po' questi ragazzi della Seleção come si comportavano negli ultimi metri, perché comunque vedo in loro una buona, diciamo, rapidità, però diciamo che Alex gli puoi lasciare anche tutta la metà campo difensiva per lui. È un po' una garanzia e questo dà tanta libertà di manovra a Bloodmask e a Zeus. Ah sì, perché abbiamo visto comunque delle buone conclusioni della Seleção, ma Alex sempre impeccabile davvero a coprire gli ultimi metri di porta. Anche qui guardate che intervento che ha fatto insieme a Zeus. La Seleção ci sta provando adesso però in tutti i modi, almeno a fare gol della bandiera con Apollo Creed che controlla, prova ad alzarsela, prova ad andare fino in fondo. Ancora una volta Bloodmask a dire di no. CF Utopia riesce a tenere la porta inviolata e vince questa gara 1 con un secco 3-0. Ma ti dirò Nick, se questo è il biglietto da visita della Seleção, mica male. Sì, sì, come dicevamo, mi sono piaciuti almeno all'inizio a livello di comunque rapidità e a tenere testa ai CF Utopia. Poi li ho visti un po' spenti davanti, purtroppo non hanno potuto costruire in quanto c'è sempre stato un tempestivo shutdown da parte di Alex che ha giocato prettamente in difesa questo match.
E Bloodmask mi è piaciuto molto nel gioco, diciamo, dietro le linee offensive, un pochino sempre a dar fastidio. Vedremo se adesso questa Selesa ha ripreso un pochino più di sicurezza, adesso prendendo le misure agli avversari. E nulla, gustiamoci questa gara 2. Gara 2, CF Utopia e Selesao. Partono subito in avanti CF Utopia con Alex che trova l'errore avversario e non si fa pregare per spingere in porta il gol dell'1-0. Qui Alex, facile facile, appoggia in rete dopo il miss, già era stato saltato un avversario, il miss del secondo e quindi finalmente mette il suo nome nel tabellino dei marcatori, dice mi sporgo un pochino davanti in attacco anch'io adesso. E qui mette ancora il suo nome su taccuno dei marcatori. 2-0 facile. Qui Zeus la tocca sulla side. Lui si stacca e va a concludere perfettamente 2-0. Qui semplice, diciamo, rapidità dopo aver seguito il tocco di Zeus, colui che ha citato, diciamo, il kickoff. Bravo a indirizzare di potenza sotto la traversa, difesa della Selecao non pervenuta e quindi 2-0, un 1-2 micidiale da parte di Alex. Eh sì, hanno iniziato col botto i CF Utopia. Qui però Apollo Creed fa una grande giocata, ma Zeus ha già recuperato. Poi Alex cerca di giocarla col compagno, demolito Ace Fils. In qualche modo però la Selesa riesce a salvarsi. Poi provano a ripartire, sempre con Apollo Creed, verso la porta. Ancora Alex a allontanare i pericoli. Poi Zeus a spingere in avanti. Tanza allontana lui. Zeus prova a dragare fino in fondo, però lo aspetta Ace Fils che spinge in avanti, dove Alex ancora una volta è lì a fare la torre di controllo. Lui controlla e riparte. Attenzione però a questo buon break da parte della Selecao. Palla che può diventare pericolosa. E infatti traversa e poi linea. Non è riuscito a metterla dentro Ace Fils, vicinissima la Selecao al gol. Poi ancora Bloodmask salva sulla linea. Peccato, era un'occasione ghiotta. Seguiamo però questo 1-2 in costruzione di CF Utopia. Sono già dall'altra parte. Eh sì, Clear. allontana Tanza, clearato bene. Poi però ripartono ancora una volta i CF Utopia. Qui non arriva Alex di pochissimo. Zeus lascia la palla sperando in Bloodmask. Nessuno la tocca. Alex cerca la giocata a sorpresa. Non gli riesce per poco. Allora Apollo Creed cercherà il tocco per Ace Fils, che non trova la deviazione. Allora Zeus allontana facile. Anche questa era una buona chance. Attenzione però a questa palla lasciata lì. Sta arrivando Alex che cerca il tocco morbido. Li salta tutti. Traversa. E poi non c'è il giocatore a concludere. Dopo il tocco di Alex si rimane sul 2-0. Adesso i CF Utopia controllano con calma. Riparte Alex. Prova a controllarla. Attenzione però a questa palla. Bloodmask per un secondo ci arriva in tempo. È stato attento, è stato attento. Forse anche un pelo troppo sporto in avanti, ma ha fatto in tempo a tornare. Adesso non devono prenderla troppo sotto gamba però i CF Utopia. Qui bella palla di Alex per Bloodmask che cerca la deviazione verso la porta. Allontana Ace Fils. Poi questa palla ancora può diventare pericolosa con Bloodmask che tocca Apollo Creed, anticipato da Alex verso la porta. Tanza copre sulla linea. Poi Bloodmask ancora a spingere. Allontana ancora Ace Fils. Apollo Creed cerca un pinch, non gli riesce per pochissimo. Alex allora spinge ancora verso la porta. Vediamo se la va a raccogliere lui. Gliela sporca. Tanza evita che possa arrivare ancora il giocatore numerato. Poi allontana la Selecao. Attenzione a questa palla. Alex ancora una volta decisivo. Dico, noi in queste serate magari parliamo più di giocatori che vediamo meno spesso. Ma ovviamente non ci serve, no, ricordare quanto è forte Alex. Diciamo che anche se vuoi parlare degli altri giocatori in campo, comunque Alex trova sempre il modo di spostare il discorso su di lui. Ecco. E qui si riparte ancora con CF Utopia con Zeus. Cerca la palla dentro. E qui Alex ha un Qui? pelo di ritardo. Non riesce a trovare il gol facile, che di solito lui fa occhi chiusi. Questa volta ci smentisce. Allora la palla dentro è per Tanza. Incrocio dei pali. Poi Tanza cerca il doppio tocco sulla linea Bloodmask. Gli dice di no. Peccato per questa Selecao, si perde un po' negli ultimi metri, già 2 o 3 volte l'abbiamo visto fare, se correggi quello e qualche defiance difensiva, come abbiamo visto prima, hai un team molto molto solido. Cioè, capisco che CF Utopia ti facciano sbagliare abbastanza, però diciamo che limando quello hai delle ottime basi, veramente delle ottime basi.
Sì, è un team che davvero può sicuramente farci vedere grandi cose, però non è ancora finita. Allora provano a spingere, ma Bloodmask gli dice di no. Ha coperto bene però Tanza, che prova a partire cercando Apollo Creed. Lo anticipa Zeus. Allora Bloodmask si stacca dalla side cercando un pallone dentro. Palla non pulitissima, ci arriva comunque Zeus per primo. Allora costringe da Apollo Creed alla chiusura. Provano a ripartire adesso da Selesao. Con Tanza che va ad ancare, se non ho visto male, proprio Alex. Apollo Creed non gli riesce il tocco dentro. Allora Ace Fils cerca una palla all'incrocio Zeus. Gli dice di no, fa ripartire Alex dalla side. Abbastanza boost per andare fino in fondo. Apollo Creed gliela sporca. Sta arrivando Zeus, palla sulla traversa. Ace Fils all'ultimo secondo la toglie a Bloodmask. Ancora 2-0, 6 secondi. Provano a ripartire Alex. Grande lettura. Poi Zeus aveva la porta open. Non ha trovato il tiro nello specchio. Ultima occasione adesso per i Chef Utopia, che sono tutti lì sulla linea. Allontana Apollo Creed. La palla cade. I Chef Utopia si portano a casa anche questa gara 2. Ma la Selesao ha fatto vedere passi in avanti. E contro questo team, insomma, era difficile per tutti. Nick, Sì. Tri, che Sì, dire. decisamente. Decisamente. Quindi vediamo Chef Utopia andare ad affrontare Tor Vergata, quello che dall'inizio noi avevamo già pronosticato essere la finale di questa prima giornata di qualificazioni per la playoff dell'Amazon University Esports. Comunque, e nonostante tutto, da quanto abbiamo visto, ragazzi, i Selesao di merito 2-0 contro il Triple Bam. Cioè, Eh hanno sì. fatto vedere Sì, cose. interessanti. Sì. Buoni valori in campo, Sì. qualcosina da rifinire, ma il biglietto da visita non è niente male. Non è Ricordiamoci chi niente avevano di male. fronte, Esatto. quindi ora abbiamo il famoso metro di paragone che dicevamo prima e possiamo già fare due più di un seeding mentale, ce lo possiamo fare. Nel proseguo delle giornate di qualificazioni, secondo me riusciranno a guadagnare abbastanza punti per arrivare poi a fare la fase finale, a fare i playoff insieme alle grandi, no? Sì, possono essere un ottimo outsider. Sì. Quindi, sì, quindi, bella sorpresa, grazie Selesao. Ci vediamo settimana prossima per il secondo qualifier.